Amici del Palio del Golfo, Armando ai microfoni, siamo sempre in compagnia degli atleti del Gozo Nazionale e oggi è la giornata clou, la giornata più bella, la giornata che verranno assegnati i tre titoli più importanti, il titolo italiano dei senior, il titolo italiano degli junior e il titolo italiano delle ragazze, il femminile. Tutti con il solito criterio, 1500 metri il percorso che dovranno fare, tre giri di bandierina e poi arrivare in fondo e tagliare così questa bandierina di grande ricordo personale che rimarrà per loro una grande memoria. E anche per noi, perché vedremo chi si aggiudicherà questo titolo. Come Spezia partecipiamo con due scafi, l'Erici e il Mugiano. Vinca il migliore sempre secondo la legge dello sport, anche se il nostro campanilismo ci porta a dire beh, forza Spezia, dobbiamo essere un po' sopra le righe e diciamo vinca il migliore. Motor Vela ha contribuito e contribuisce da due giorni a dare un supporto molto importante a questi ragazzi, alzare, mettere le barche a mare, metterle a terra, e questi sono i ragazzi che si stanno preparando per poter prendere parte a questa manifestazione. Questa mattina vediamo anche imbarcazioni in più, in quanto i ragazzi degli junior non hanno avuto bisogno di fare selezioni, perciò sono a una finale secca e loro entreranno solamente in mare per fare questa finale. Tutti i gozzi si sono già radunati, quelli della prima batteria davanti all'alzabandiera, e ora vedremo questa alzabandiera così suggestivo. I campionati italiani del canottaggio civile fisso specialità Gozzi, siamo pronti ad aprire la giornata delle finali con i massimi dirigenti della federazione e tutti voi che siete qui per questa giornata di sport del canottaggio civile fisso. Vorrei subito che il presidente della federazione Narciso Gobbi portasse il saluto a tutti voi. Buongiorno a tutti, un saluto da parte di tutto il Consiglio federale, un ringraziamento alla società di ingressi Mugiano che ha organizzato questi 24 campionati. Mi auguro di vedere delle belle gare, la sportività, auguro ai nostri giudici arbitri un buon lavoro e soprattutto che tutti noi collaboriamo con loro per far sì che sia una bella giornata di sport e dei campionati combattuti in acqua e non in terra o con carte bollate che non servono a nessuno. Io perché dobbiamo fare anche un consiglio di regata subito dopo per una richiesta urgente, quindi ringraziando le autorità comunali che hanno contribuito e che hanno dato il loro senso a questa manifestazione, aperti questi 24esimi campionati italiani specialità Gozzo Nazionale. Grazie Presidente, io vorrei chiedere a Marco Greco, consigliere delegato allo sport del Comune di Lerici, un saluto ringraziando il Comune di Lerici, il Comune della Spezia e tutte le istituzioni che hanno supportato questo evento. Buongiorno a tutti, porto i saluti del Sindaco di Lerici, Marco Caluri, in qualità di delegato allo sport, e la felicità del Comune di Lerici nel presentare i campionati italiani assoluti, due società e quattro equipaggi, l'ingresso Mugiano e la Brigata Maggiore di Lerici. Quindi siamo contenti due volte per ospitare i campionati italiani qui alla Spezia e per avere tutte le nostre società presenti. Grazie. E allora con gli atleti pronti in acqua, pronti anche noi a dai un biglietto per sport che possa partire l'altra maniera con l'inno nazionale. Thank you.
Abbiamo assistito così alla prima manifestazione, all'apertura ufficiale di questa grande giornata, una kermesse di sport, una kermesse di gare, e vedremo realmente questi ragazzi in prova che porteranno a termine la loro performance. Vinca il migliore, lo sport ci dice sempre questa cosa, il campanilismo lo dobbiamo tenere solamente per quanto riguarda la nostra fazione della nostra società, però lo sport ha bisogno di molta onestà. Vinca il migliore. Siamo invece insieme a chi pilota tutta la federazione, Gobbi Narciso, il presidente della federazione Sedile Fisso, che oggi con grande soddisfazione apre questi giochi, queste gare qui alla Spezia. Una grande giornata, ieri una grande soddisfazione, un teatro ha dato a tutti la possibilità di fare delle gare particolari. Questa mattina mi sembra che ci si presenti nel solito modo, perciò grande soddisfazione anche per voi. Certo, una grande soddisfazione, ma è maggiore perché proprio sono contento di essere tornato con la federazione in quel di Spezia a fare i campionati italiani. È un posto storico per noi, per la nostra federazione. Sono tanti anni che sono in federazione, molti anni precedenti abbiamo sempre lavorato con Spezia e siamo molto contenti di essere qua. Lo specchio d'acqua è perfetto, noi pensiamo che sarà una giornata agonisticamente buona. Ieri le giornate sono state veramente eccezionali, il sole ci ha gradito e ci ha dato grazia, i ragazzi tutti contenti. Per voi invece come federazione questo luogo, che purtroppo vi è venuto a mancare in un periodo molto importante, vorreste ritornare con Spezia al seguito? Noi siamo sempre qui, anzi siamo venuti proprio volentieri sperando che sempre maggiori società tornino da noi a praticare la nostra specialità. Se poi ci vorranno anche col Paglio nell'organizzazione ne potremo parlare. Beh, un grande arrivo. Le sue soddisfazioni personali? Non ho capito. Le sue soddisfazioni personali? Le mie soddisfazioni personali. Io conosco tantissime persone qui a Spezia, di tante società, ho sempre lavorato con loro. Vorrei ringraziare il presidente Ruggeri, che è stato presidente della federazione, con il quale io ho incominciato a lavorare in federazione. Una società che ho supportato veramente grande, ha supportato grande lavoro, e perciò c'è stato un grande interesse da parte di tutti. Certamente, noi non vorrei dimenticare la società del Ringressi per quanto ha fatto, questo è sicuro. Era soltanto il mio una visuale a 360 gradi sullo sport del canottaggio stile fisso nella Spezia. Vede che la benedizione dell'alzabandiera ci porta al sole, ci siamo rischiarati anche veramente con grande piacere. Allora, vinca il migliore. Vinca il migliore, speriamo che il sole non ci porti il vento, il resto noi siamo a posto. In ultimo, vogliamo ringraziare questi ragazzi che si sacrificano veramente tanto, vengono da lontano e hanno veramente bisogno di un bel sostegno, anche morale. Anche chi non vince è veramente un grande vincitore.
Io ringrazio gli atleti, però vorrei aggiungere in questo ringraziamento i dirigenti, perché gli atleti fanno la parte più bella allo sport. Noi dirigenti ci facciamo tanto un mazzo per poterli far fare lo sport anche a loro, quindi un ringraziamento a loro per lo spettacolo che danno, ma soprattutto ai dirigenti, perché ci mettono sicuramente tempo, anima e sicuramente anche soldi. Grazie del contributo alla fine della giornata. Benissimo, grazie, alla fine. Vediamo in partenza i canottieri Burgo, San Michele, i canottieri lì di Livorno, la Lega Navale di Chiavari, il Ruving di San Michele e Scalo Quinto. Sei imbarcazioni che si daranno battaglia per arrivare fino in fondo e poi entrare nella fase finale. 4, 2 e 1, via! In questo momento hanno dato il via alla prima selezione, vediamo la griglia in movimento che andrà per i primi 375 metri, una gara molto importante, una gara che li porterà 3 alla selezione della finale. E vediamo il Borgo, San Michele, la Lega Navale, Genova Quinto. E ora si stanno dirigendo verso i primi 375 metri. Burgu, San Michele, Canottieri Livorno, Lavagna, San Michele, e il Ruving e Scalo Quinto. Il Burgo ci sembra già alzarsi in acqua 1, vediamo che ha preso un leggero vantaggio e stanno portandosi sulla bandierina. Le altre imbarcazioni stanno seguendo stanno avvicinandosi al primo giro di boa, 375 metri, vediamo chi è chi girerà per primo. Il Burgo mi sembra che si stia preparando alla bandierina. E il Burgo gira in questo momento, ieri abbiamo visto il Burgo con un tempo eccezionale, gira in seconda battuta il San Michele, gira il Livorno, gira il Chiavari, gira il Quinto, insomma hanno girato tutti, se ne stanno ritornando verso di noi. Il gruppo sta portandosi verso la bandierina d'arrivo e vedremo qui ai 750 metri chi avrà la presenza e girerà per primo. Sicuramente segnerà un passo importante perché l'avvio al terzo giro di bandierina sarà più dolce e più facile, e gestirsi la gara e passare poi alla finale sarà di grande sicurezza. Le imbarcazioni le vediamo, la griglia la vediamo quasi compatta, però il Burgo che è in acqua 1 è leggermente avanti, le meteo marine sono perfette, una gara di grande levatura, vediamo grandi velocità e spingono molto i ragazzi con remate molto sostenute. Sentiamo i timonieri che stimolano i ragazzi. Vediamo Burgo che si sta avvicinando alla boa dei 750 metri, è in prima posizione.
e affiancato dalla parte opposta dal San Michele e dallo Scalo Quinto. Le prime tre imbarcazioni che si preparano al giro di boa sono queste. Vediamo il Burgo che entra adesso in giro di boa. Gira il Burgo in questo momento, gira l'Unione Canoniera di Livorno, il San Michele, esce bene il Livorno, esce bene Livorno e entra nella seconda posizione. In terza posizione c'è il San Michele dalla parte opposta che cerca di recuperare la terza posizione, ma anche in l'Acqua 2 l'altro San Michele ha recuperato il tempo che ha avuto in più nel giro di boa. Il Burgo se ne sta andando per i fatti suoi, ha una grande spinta positiva nel portarsi alla boa dei 1000 e al terzo giro di bandierina. Una grande sfida per questi tre posti per entrare nella finale e il terzo giro di bandierina è il giro dei coriacei, quello che realmente mette a dura prova questi ragazzi, quelli che hanno ancora molto da spendere. Sicuramente il Burgo ormai ha già spuntato la prima posizione, bisogna vedere chi si aggiudicherà la seconda e la terza per poi accedere a questa finale. Subito dopo ci abbiamo la seconda finale che partirà immediatamente dopo questa e ci prepariamo così con questa nuova prova per la finale che poi andrà alla fine delle due degli junior e delle ragazze. Il Burgo è in bandierina, si sta preparando ed ecco si presenta in bandierina, sta girando, in questo momento il Burgo sta girando e gira il Burgo, gira la Canottieri di Livorno, San Michele Ruving, Scalo Quinto e la Lega Navale di Chiavari. Una gara molto sostenuta, molto bella, con grande sport applicato, perché questi ragazzi non si fanno sconti, vengono da tutta Italia, avete sentito chi ho nominato, Livorno, San Michele, il Burgo di Noli, la Liguria è presente e insomma ci sono veramente questi ragazzi che sono arrivati a queste selezioni, hanno fatto ieri questa Cernita e ora questa è la dirittura d'arrivo molto, ed ecco che ora vediamo il Burgo in prima posizione, però c'è stato un bel recupero anche del Canottieri Livorno che ci sembra in seconda posizione, San Michele lo Scalo Quinto, c'è quattro barche nelle prime posizioni e due sono rimaste arretrate, San Michele Acqua 2 e la Lega Navale in acqua 3. Vediamo questa ultimo sprint. Quattro imbarcazioni, una delle quattro dovrà lasciare il passo. Vediamo Livorno che si sta rinforzando, il Burgo comunque sempre in prima posizione e mi sembra che il Burgo si assesti nella prima posizione. Vediamo chi entrerà nella seconda, ci dovrebbe essere il San Michele che sta lavorando per entrare nella seconda posizione, primo il Burgo, secondo il Livornese e poi San Michele Ruving che entra e poi il Scalo Quinto,
San Michele e la Lega Navale. Qui è terminata così la prima gara in programma con grande e sostenuta andature.